siamo arrivati anche a Tokyo e non poteva mancare una visita a Takeshita Street. L'avete vista in tantissimi miei video, ma dovevo portare il gruppo qui a vedere questa via, una delle più famose qui a Tokyo, ma anche una delle più turistiche. Claudio sta andando alla ricerca di una felpa, vediamo se la trova. Hai trovato la felpa? E da Takeshita Street siamo arrivati qui a Meiji-jingu. Siamo poco distante da Omotesando, la zona della via della moda, però qui è un posto magico perché non si sente nulla della città. Questa è l'entrata al santuario principale. Costruito nel 1920 e dedicato all'imperatore Meiji, che ha traghettato il Giappone dal periodo feudale al periodo moderno. È stato ovviamente ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al momento della costruzione dal Giappone sono arrivati 100.000 alberi in dono al tempio e in memoria dell'imperatore. Il nostro viaggio attraverso le tappe più importanti di Tokyo ci ha portato qui ad Asakusa, dove si trova la sede della birra Asahi. Adesso prenderemo il battello Imiko disegnato da Leiji Matsumoto, che ci porterà a Odaiba. Ci troviamo a Kamakura e ovviamente non poteva mancare una camminata nel bosco nel mio stile. E dopo una cosa non turistica come il sentiero tra le montagne, non poteva mancare una visita al grande Buddha qui di Kamakura, meta turistica oggi. Nonostante sia giovedì, è comunque affollato di gente, però ovviamente non potevamo mancare di visitarlo. In questa ultima sera qui in Giappone siamo venuti ovviamente a Shibuya, ultima tappa che mancava di questo viaggio di gruppo di 12 giorni. Prima tappa di questo viaggio in Giappone è il Tokyo Metropolitan Government Building. Siamo a Shinjuku, è una bellissima giornata e la vista qui è sempre spettacolare tra i grattacieli. E adesso andremo a salire in cima all'osservatorio. Mi trovo in cima al palazzo governativo, siamo a 242 metri, siamo al centro della zona amministrativa di Shinjuku e da qui la vista è mozzafiato, ma la cosa più importante è che tutto questo è gratuito, per cui io ve lo consiglio vivamente. E poi una giornata come questa di sole, la vista è veramente fantastica.
Mi trovo all'aeroporto di Haneda, sono in attesa dell'aereo che mi porterà in Italia. Anche questo viaggio si è concluso, questo viaggio di gruppo, un'esperienza completamente nuova per me. È stata un'esperienza veramente bellissima portare in giro per questo paese che amo così tanto delle persone che non c'erano mai state. I ragazzi del gruppo sono al controllo bagagli, Claudio è ripartito con un altro gruppo e io adesso li raggiungo. Questo video è stato un po' particolare perché non racconta tutto il viaggio, ma solo dei momenti che mi sono piaciuti. E con questo io vi do appuntamento al prossimo video. Non so se sarò di nuovo in Giappone o da qualche altra parte in giro per il mondo, non lo so ancora, ma comunque ci vediamo alla prossima. Ciao!